Allora, non c'è stato nessun incontro, perché anche qui tutte queste fantasie, io capisco che l'opposizione deve trovare sempre elementi per criticare, per chiedere dimissioni, ma insomma dopo diventano barzellette. E la questione è talmente semplice, chiarita dal primo giorno dell'insediamento del Presidente della Regione, lo abbiamo chiarito anche in campagna elettorale, le scelte si fanno con la condivisione delle due città. Se non c'è condivisione non si fanno scelte, altrimenti sarà un muro contro muro. Il resto sono chiacchiere. Su Muraglia la posizione Fano non c'è. O si trovano le condivisioni o altrimenti certe scelte non si fanno. Per noi il posto migliore è quello di Chiaruccia, che si deve riaprire la discussione. Lo puntualizzo, posizione di Muraglia per quello che riguarda Fano è irricevibile.